se non sbaglio, utilissimo per questa vittoria importantissima, no? Che riesco tutte le saperanze, abbastanza soddisfatto. Sì, sicuramente era una vittoria che abbiamo cercato, abbiamo lavorato bene queste due settimane, volevamo vincerla a tutti i costi, siamo stati un po' sfortunati poi a fargliela pareggiare, diciamo, quasi regalato il gol. Però sicuramente sono tre punti importanti che sicuramente ci hanno portato fuori dalla zona play-out. Sì, ho visto un po' di disappunto quando sei stato sostituito, magari in quel momento la partita sembrava potesse prendere una piega un po' così, però poi... No, ero soltanto nervoso perché avevamo pareggiato 1-1. Ci avevano fatto appena il pareggio, soltanto per quello, poi siamo riusciti a vincerla 2-1, va bene così, pure se mi attorno non c'era nessun problema. Senti, sono tre punti che danno soprattutto carica a livello morale, mentale. Sicuramente, adesso sono rimaste 11 partite, credo, e dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Sicuramente questa partita ci dà molta carica per il proseguo del campionato. È una rete come tutti gli altri o c'ha una dedica particolare? No, sinceramente no, era una rete importante che ha permesso di sbloccare la partita e, diciamo, avviarla verso la vittoria. Si è fatto un gran parlare delle difficoltà di convivenza tra te e Masini. Oggi avete dimostrato che probabilmente non è così. Abbiamo lavorato, ripeto, tanto in settimana io e Masini, e credo che oggi abbiamo dimostrato che possiamo anche convivere insieme, perché ci siamo mossi bene, li abbiamo messi in difficoltà, attaccando bene la profondità e tenendo palla, quindi secondo me possiamo anche convivere insieme senza nessun problema. Certo che però l'assenza di Russotto è un'assenza pesante. Sicuramente, se c'era anche Andrea oggi è normale che ti crea la superiorità, un giocatore importantissimo per noi. Però siamo stati bravi, insomma, a colmare questa assenza. L'obiettivo a questo punto è sicuramente la doppia cifra, però insomma, voglio dire, stai davvero confermando quello che hai fatto a Gavorrano, se pur su un numero totalmente diverso. Sicuramente fa piacere essere a nove gol, devo cercare il più possibile di arrivare in doppia cifra e poi regalare con i miei gol punti importanti alla squadra, alla fine è quello che conta, non i miei gol. Naturalmente è pessimo, però insomma, la tua posizione contrattuale è quella di comproprietà con Gavorrano, insomma avete già cominciato a discutere su questa cosa? Ma sinceramente no, adesso a fine anno e a giugno finisce la comproprietà, poi decideranno le due società il da farsi. Io mi sto trovando bene qui, quindi si vedrà a giugno. Sì, no, è finita. Ok, grazie.